Buongiorno, 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 eccomi qua, eccomi qua. Sì, sono di nuovo in diretta, siamo stati prima in diretta con l'apostolo Enzo, Enzo Incontro, il caro amico Enzo che saluto, lui è a Dallas, negli Stati Uniti, abbiamo fatto una diretta insieme, ma per qualche motivo non riusciamo a condividerla, non so. Io ho provato a fare io la diretta da qui, ma abbiamo avuto problemi, quindi poi alla fine è stato lui ad aver aggiunto me nella diretta a due. Ci siamo riusciti, non era come avremmo voluto, comunque ci siamo riusciti. Poi alla fine, chiudendo però la trasmissione, non so perché, Facebook non ci sta facendo condividere questa diretta. Allora, io comunque ce l'ho salvata sul mio Messenger, ma non me lo fa condividere. Non so se si sente bene l'audio mio intanto qua. Non so, ditemi, non so, vediamo un attimino se dov'è, fammi vedere. Ma abbiamo avuto un po' di difficoltà oggi e forse credo che il nemico della nostra anima, non è che perda molto tempo anche nel creare situazioni e disservizi di ogni genere. Rimanete perché voglio darvi una parola importante. Credo che Ok, sì, si situazioni e sente. disservizi Ok, sì, di ok, ogni genere. si sente abbastanza. Era soltanto per vedere se si sentiva. Va bene, cercheremo di pubblicare, sia io che Enzo stiamo cercando un po' di vedere come fare a pubblicare il file della chiacchierata che abbiamo avuto prima. È stata seguitissima, è stata molto bella, quindi ci piacerebbe farla rimanere su Facebook, ma non lo so perché poi fra l'altro ha avuto varie problematiche, quindi non so, lui non l'ha cancellata quando ha chiuso la diretta, non ha eliminato il video, quindi il video c'è. Del resto me l'ha anche mandato sul mio Messenger, però io non riesco a condividere, non me lo fa condividere. Facebook mi dice che o manca il link o forse le impostazioni di privacy, non so. Stiamo vedendo un attimino, vediamo un attimino come fare. Intanto, volevo trattare qualche minuto un piccolo tema sull'ammonire e il richiamare qualcuno quando questa persona in qualche modo esce fuori dai canoni dottrinali. Voglio dare qualche parola perché ultimamente, cioè, di questo ne parlavo anche con il caro amico Enzo, il pastore Enzo, l'apostolo Enzo Incontro che è stato prima con noi in diretta, c'è questa sorta di giustificazione. Un po' di persone oggi così c'è una sorta di ventata, di ondata, di gente che si mette a fare i video, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, contro servitori di Dio, ma non dico questo per la mia persona, che non, verso la quale non ho molta preoccupazione, quindi assolutamente non faccio questo solo per difendere me stesso, ma soprattutto per mostrare invece come a volte la parola venga usata senza intendimento. Che cosa sto dicendo? Che ci sono persone che fanno video diffamatori rispetto su alcuni predicatori, si sentono in dovere di prendere degli spezzoni video e audio e crearne dei video accusa, dei video, non so chiamarli come chiamarli. Abbiamo parlato l'altra volta di alcuni nostri predicatori italiani importanti, appunto parlavamo dell'apostolo anche Lirio Borrello che ha subito questa cosa, io anche ne ho parlato abbastanza, quindi non voglio ripetermi. E ci sono altri nomi anche importanti, anche soprattutto stranieri, che vengono presi un po' di mira. Quando si chiede a questa gente perché sei lì a giudicare l'operato di certi ministri, di certi pastori, perché parli così male di, che so, predicatori come esempio Benigni, Joseph Prince, Maldonado, poi se faccio gli ultimi nomi fra quelli, George Meyer, insomma, gli ultimi nomi fra quelli un po' più gettonati, poi oltre i nostri italiani di cui ti ho parlato. Quando gli si fa notare a queste persone, ciao, ciao Ale, Alessandro Guizzetti, benedizioni, benedizioni a te Alessandro, però devo chiederti una cosa, buon Alessandro Guizzetti, voglio consultarti su una cosa, chiamami appena possibile, lo faccio io se non mi dimentico, ma scusate per queste cose personali, però grande, grande amico Ale, c'è una cosa che devo assolutamente chiederti, va bene, poi dopo ci sentiamo appena possibile. E, a costoro, quando gli viene fatto notare, perché fai video diffamanti o diffamatori su alcuni personaggi, parli così male di questo, questo e quell'altro. Loro rispondono sempre che c'è una scrittura nella parola di Dio, Tito, capitolo 3, andiamo a leggere così andiamo a spiegare cosa significa. Vediamo se la Bibbia autorizza in qualche modo le persone a svergognare, diffamare, parla male di un ministro solo perché magari non si comprenda quello che predica. Dice la scrittura Tito capitolo 3, versetto 10, che poi è una delle scritture più citate. Marcello dona a Dio, ciao Pastore, ciao Marcello, un abbraccione forte. E poi, non so se qualcun altro ha scritto, volevo solo salutarvi. Grazie di essere con me. Questa è la scrittura che viene citata.
evita l'uomo settario dopo una prima e una seconda ammonizione. Ecco, siccome è scritto così, la gente dice: no, che so, Benin va ammonito, ta, elenchi, non sono un seguace di... Faccio un esempio. Abbiamo visto nel caso dell'apostolo Lirio il video su di lui, perché bisogna ammonire l'uomo settario. Vabbè, a parte non è settario, però alcuni lo ritengono tale. Sull'apostolo Enzo, anche, che ho avuto in diretta con me prima, è stata fatta più o meno la stessa cosa. Quindi si stanno prendendo di mira persone che comunque stanno avendo un impatto evangelistico nella nostra nazione. E la scusa è sempre quella: la Bibbia dice di ammonire l'uomo settario. Ora io voglio parlare a questi che fanno questi video, che fra l'altro è gente che sta là nascosta in internet da qualche parte, basta staccargli ADSL e finisce il loro ministero, perché poi di questo parliamo. Però vorrei spiegare, io amati da Dio, che cosa significa ammonisci l'uomo settario. Avete mai visto voi Gesù fare un elenco, aprirsi un profilo e fare un elenco di tutti i falsi messia presenti durante la sua epoca? No, vogliamo spiegare, perché la Bibbia dice di ammonire l'uomo settario, addirittura più avanti dice anche di evitarlo, quindi attenzione, vediamo se questo ammonire, questo evitare coincide con i video diffamanti che invece stanno facendo alcuni. Vediamo se i video pieni di allusioni, pieni di accuse, pieni di giudizio, pieni di spazzatura, perché poi la roba come la prendono diventa spazzatura nelle mani di costoro, no? Che so, spezzoni di video fuori contesto, giudizi, disegnini, ecco, vediamo se questo coincide a quello che Gesù ha detto e ha fatto. Allora, ai tempi di Gesù erano presenti, almeno che la storia lo riporti, almeno altri quattro falsi messia. Ora bisogna andare un pochettino nei testi storici di storia, un po' Giuseppe Flavio e altra gente ha raccontato questo, quindi la storia ci dice, la storia dell'epoca, che durante il cammino di Gesù c'erano almeno altri che si autodefinivano Messia, quindi c'era un bel gruppetto di personaggi più o meno che si definivano Messia, ma si capisce dalle domande anche degli interlocutori con Gesù: sei tu colui che doveva, cioè, si capisce che c'erano altri che si proponevano, di alcuni addirittura poi la storia avrebbe confermato anche i nomi, eccetera. Eppure avete mai visto Gesù fare l'elenco dei falsi messia? Coraggio, avete mai visto? Mai fatto un elenco di falsi messia. Gesù non ha mai speso il suo tempo parlando dei falsi messia, dicendo attento a questo, attento a quell'altro, ma l'ha speso parlando del vero messia, cioè di se stesso. Ma andiamo avanti, visto che però nella parola di Dio è citato questa scrittura, citata la scrittura, ha detto bisogna ammonire l'uomo settario. Bene, avete mai visto l'apostolo Paolo prendere una posizione contro qualcuno, citando per nome qualcuno? Sì, lo abbiamo visto in un paio di occasioni. Non dirò tutto quello che c'è da dire, perché è un piccolo video soltanto per dare un incipit, ma per esempio in Seconda Timoteo al capitolo 4 l'apostolo Paolo cita una persona. Seconda Timoteo 4, andiamo a vedere insieme, coraggio, ci siete? Siete qui con me? Faccio vedere un attimino per capire cosa dice la Bibbia su questo. Secondo Timoteo capitolo 4 versetto 14, vediamo un attimino se ok. A un certo punto, parlando dal versetto 13, dice: quando verrai porta il mantello che ho lasciato a Troade presso Carpo e i libri, soprattutto le pergamene. Poi dice l'apostolo Paolo dopo: Alessandro il ramaio, quindi cita questo personaggio che di mestiere faceva il ramaio, attenzione, mi ha fatto molto male, gli renda Satana secondo le sue opere, guardatene anche tu, perché si è opposto grandemente alle nostre parole. E nella mia prima difesa nessuno è stato al mio fianco, ma mi hanno tutti abbandonato, questo non venga loro imputato, il Signore mi è stato vicino, eccetera. Quindi questo ramaio citato dall'apostolo Paolo viene indicato come qualcuno che ha fatto a Paolo molto male, e addirittura Paolo dice a Timoteo di guardarsi, di fare attenzione, perché si è opposto grandemente alle nostre parole. Quindi c'è una persona citata dall'apostolo Paolo, e questo Alessandro il ramaio. Anche l'apostolo Giovanni cita una persona, attenzione, adesso viene la perla, attenzione, no, mo viene il bello. Anche l'apostolo Giovanni, uno che spesso dice ma devi citare la parola di Dio, no, non solo la cito, la studiamo, la guardiamo più profondamente, quindi per l'amor di Dio. Nella terza epistola di Giovanni, quella dove è scritto al versetto 2 carissimo, desidero che tu prosperi in ogni cosa, eccetera, è quella là, ai versetti 9, quindi c'è un unico capitolo, quindi non c'è bisogno di citare il capitolo, ai versetti 9 e 10 sta scritto così,
Ciao Enzo, Dio benedica sempre copiosamente a lui. Grande Enzo, un abbraccione forte anche a te, grazie delle benedizioni, tornino a te il doppio. Amen. Terza Giovanni, capitolo, unico capitolo, versetti 9 e 10, dice: Ho scritto alla Chiesa, ma Diotrefe, dice un nome, che ama avere il primato fra di loro, non ci riceve. Per questo, se verrò, ricorderò le opere che gli fa, cianciando contro di noi con malvagie parole. Quindi, personaggio che è qualcosa. E non contento di questo, non solo non riceve gli stessi fratelli, ma impedisce pure di farlo a coloro che li vorrebbero ricevere e li caccia fuori dalla Chiesa. Quindi anche lui ha questo personaggio. Ora, avete notato cosa c'è in comune con Alessandro Ramaglio, questo personaggio che ha fatto molto male all'Apostolo Paolo, e questo Diotrefe che invece ha fatto molto male all'Apostolo Giovanni? Perché tutti e due, sia l'Apostolo Paolo che l'Apostolo Giovanni, citano ciascuno un personaggio. L'Apostolo Giovanni cita questo Diotrefe, mentre l'Apostolo Paolo cita invece cita il Ramaglio. Che cosa hanno in comune questi due personaggi? Lo vedete? Ci siete? L'avete visto? Sapete cosa hanno in comune? Entrambi sono persone che hanno avuto un ruolo nel ministero, vuoi di Paolo, vuoi di Giovanni. Cioè, Paolo non ha citato una persona qualsiasi, ha citato questo Ramaglio che lavorava con lui, era sotto la sua autorità, che improvvisamente ha dato di matto e ha creato problemi. E l'Apostolo Giovanni, anche la stessa cosa con Diotrefe, si capisce che costui era nel suo team, ha lavorato con lui, ma improvvisamente si è innalzato, ha fatto una separazione, eccetera. Quindi, quando l'Apostolo Paolo dice di ammonire, ora tornando alla scrittura di Paolo. A Tito, Paolo sta parlando a Tito, che è un suo discepolo, sta dicendo a Tito: sì, ammonisci l'uomo settario, ma chi è l'uomo settario che Tito deve ammonire? Può Tito andare da una persona qualsiasi che non conosce, che non è sotto la sua autorità e dirgli cosa fare e cosa non fare? No, 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 no! Le persone che Paolo dice a Tito di ammonire sono quelle della comunità di Tito, del ministero di Tito, che in qualche modo si stanno sviando, stanno andando in una direzione di settarismo. Tanto è vero che sempre lo stesso versetto, basta leggere la Bibbia, basta che la si legge levando il prosciutto dagli occhi, santo cielo. E questo voglio dirlo a quelli che fanno quei video spazzatura, quei video trash, pieni di spezzoni. Di tagli di cose che vogliono far passare per lupi predicatori del Vangelo. Una volta feci notare uno di questi dicendo che aveva definito lupo ed eretico l'apostolo Lirio Porrello. Mi fu detto: Ah, pastore Luca, ha detto cose non vere. Io non ho mai definito eretico l'apostolo Lirio Porrello, diceva questo che ha fatto questo video, e poi si è dimenticato del fatto che nel suo video c'era proprio una schermata con scritto eresie di Lirio Porrello. Capisci che se uno dice che Lirio Porrello predica eresie, gli sta dando dell'eretico. Se tu metti come nel video la schermata di un lupo che ulula e poi sotto ci metti il nome, evidentemente quella persona, per cui sì, vabbè, ma io no, non me la prendo, non me la prendo, solo vogliamo bene a tutti. Soltanto che la mia preoccupazione non è verso questi personaggi che fanno questi video trash, ma è verso le persone di buona coscienza, i semplici e puri di cuore, che possono essere indotti a credere che quella spazzatura sia roba vera. Perché? Perché come il diavolo cita le scritture, questi personaggi citano scritture ma fuori contesto. È vero che la Bibbia dice di ammonire l'uomo settario, ma non vuol dire di andare da chiunque a fare video diffamatori su chiunque sotto la scusa dell'ammonizione. L'Apostolo Paolo non ha ammonito nessuno che non fosse del suo ministero. Fra l'altro, andando più avanti, sempre nello stesso versetto, ma lo dico per voi, amati da Dio, non mi interessa cosa uno faccia o dica, mi interessa che le anime semplici come voi non vengano traviate, non vengano riempite di cattive cose e non vengano disturbate da questi spiriti davvero diabolici che stanno infangando, vogliono infangare il nome del Signore e il nome dei ministri che operano per Lui. Per cui la scrittura dice sì di ammonire l'uomo settario, ma poi subito dopo dice, dopo una prima e una seconda ammonizione, di evitare l'uomo settario. Allora, voce del verbo evitare, che vuol dire evitare? Cioè, si capisce che questo uomo settario che l'apostolo Tito, che il pastore Tito sta riprendendo, non è uno estraneo qualsiasi che vive in un'altra nazione, in un'altra città. È semplicemente una persona che è nel suo team.
che lavora per lui o con lui e che improvvisamente è impazzito, e quindi Tito, che è il suo pastore, lo ammonisce una prima volta, poi lo ammonisce una seconda volta. Se questo non si riprende, lo deve evitare. Se io devo evitare te, vuol dire che io e te già ci frequentiamo. Parlo difficile, so di cose complicate, ci siete? Mi spiego, devo usare sinonimi? No, per cui non posso io fare un video accusa su Paul Yonggi Cho, il predicatore sudcoreano che ha più di 1 milione di persone in chiesa, adesso è molto anziano, insomma ha fatto la storia, ma non posso io fare un video su attenti a Paul Yonggi Cho facendo vedere gli spezzoni delle sue cose che dice e prendendo a pretesto Tito capitolo 3 versetto 10, perché Tito 3 versetto 10 dice sì di riprendere le persone, ma coloro che sono, si capisce che sono nel tuo team, sulle quali tu hai una certa autorità spirituale, allora il pastore deve riprendere una prima volta le persone, deve riprendere una seconda volta e addirittura deve arrivare al punto di evitare di avere a che fare con certa gente se queste persone non si ravvedono. Ma non è applicabile questa scrittura, parlo, a chiunque. Non si possono fare video pieni di sporcizia per accusare i servi di Dio, prendendo a giustificazione Tito capitolo 3 versetto 10, che invece non parla di persone estranee che stanno facendo il loro cammino nel Signore e stanno lavorando in Cristo. Tanto è vero che l'apostolo Paolo non ha mai citato elenchi di personaggi contrari a lui che non fossero però coinvolti col suo ministero. Eppure ce n'erano dei personaggi falsi predicatori ai tempi di Paolo. E figuriamoci, ma basta andare a studiare qualche libretto di storia, non voglio neanche che si faccia. Giusto, prima ho citato Giuseppe Flavio, ma soltanto lui ne cita parecchi di personaggi di falsi apostoli. Non è che Paolo ha fatto l'elenco dei falsi apostoli del suo tempo. Non è che l'Apostolo Paolo ha aperto un sito del tipo www.attentiaifalsiapostoli.com. Non l'ha mai fatto. Paolo ha citato persone che invece erano nel suo ministero, coinvolti nel suo ministris, e in qualche modo ha preso delle precauzioni. Ma questo è doveroso che ogni ministro lo faccia. L'ho fatto anch'io nei confronti di alcune persone, evidentemente come pastore, come responsabile, dopo aver ammonito una prima, una seconda volta per un cammino disordinato, ho dovuto prendere, disciplinare situazioni ed evitare situazioni settarie. Io ancora oggi evito persone settarie che hanno avuto a che fare con il mio ministero, che per qualche motivo, sono pochissime, ma insomma ci sono, per qualche motivo hanno, si dice a Roma, sbroccato e hanno uno spirito settario. Queste persone vanno evitate. Non dice escici fuori a cena, prenditi un panino insieme. No, neanche un cappuccino insieme devi prendere con questa gente. Ci siamo su questo. Neanche un cappuccino insieme. Però qua sta parlando di persone che hanno avuto un impatto nel tuo ministero. Per cui, rivolto a questi tizi che fanno questi video diffamatori, magari su Benin ha lavorato per voi? Non credo. Gli apostoli di cui parlate male hanno lavorato per voi? Credo di no. Per cui, attenzione, non c'è il ministero dello svergognare i falsi ministri. Dice, però quella persona è un falso apostolo. Beh, a me non importa molto cosa tu pensi di un falso apostolo, di un vero apostolo. A me importa che tu cammini nella strada giusta. Importa che tu sia nella verità. E se una persona è una falsa persona, ma non lavora nel tuo ministero, tu non hai nessun diritto, non hai nessuna autorità e non hai nessuna delega da parte di Dio di riprendere quella persona. Perché Gesù non l'ha mai fatto, gli apostoli non l'hanno mai fatto e i discendenti e i figli spirituali degli apostoli, quindi Tito e altra gente, non l'hanno mai fatto. Per cui attenzione a come applichiamo la parola di Dio, soprattutto in Tito 3, versetto 10. Non è l'unica scrittura, naturalmente ce ne sono altre che potrei commentare. Allora, intanto devo salutare a me Nenzo De Fraia. Ciao carissimo, Dio ti benedica, benzione anche a te, shalom anche da Stefano Rotella. Ciao carissimo, shalom a te, Sara. Amen. Ciao Sara. Maurizio, dove sei, se riesco a leggere. Allora, dove sei? Salve Luca Adamo, come va? Ciao Maurizio, un abbraccione forte. L'ho conosciuta una domenica parecchi anni fa a Roma, a Mostacciano, un pomeriggio quando facevo i battesimi. Io ho impresso nella memoria il tuo discernimento in Cristo. Sì, ho avuto nella chiesa che ho a Roma, abbiamo avuto un periodo che facevamo i culti a Mostacciano, sì, una zona vicino all'Euro. Non mi spiace, dice chi sei, aspetta così, Maurizio. Mi spiace che io non sia in grado di incontrarti più a Roma in quanto io vivo in Toscana e tra l'altro sono divenuto disabile e non guido più. Mi spiace, mi sarebbe piaciuto molto rivederti e parlare del Signore. Ti amo in Cristo, Luca Benzioni. Ciao
abbondanti in Cristo vivente. Dio ti benedica, grazie di aver scritto, sei prezioso. E Maurizio, mi farebbe piacere anche scriverti in privato, perché no, per incoraggiarti nel nome del Signore. E i panni sporchi si lavano in casa, non so se questo esempio si addice, dice Sara, come no, come no. Pienamente d'accordo, Roberto Speruzzo. Ehi, Pastore Roberto, un abbraccione grande, grande. Pastore Roberto Speruzzo, se è il Roberto Speruzzo che conosco io di Benevento, credo, abbiamo avuto un'esperienza straordinaria insieme anni fa, credo che siamo stati i primi, io e Roberto, con la guida e l'organizzazione di Vittorio Ceccolini, fra i primi a ministrare la parola di Dio nel Parlamento italiano, credo, una stanza del Parlamento italiano. Quindi ho un ricordo straordinario con Roberto. Mi piacerebbe poi incontrarti ancora, Roberto, sei straordinario. Roberta Conterno, shalom, shalom a te, anche da Gallo, che dà la pace al Signore. Ciao ragazzi, siete tanti, tanti e belli. Va bene, io ho voluto quindi fare questa breve chiacchierata soltanto per dirvi questo, che la parola di Dio va applicata con coscienza, va applicata anche con attenzione. Certo, nella Bibbia ci sono altre scritture che possono essere prese in prestito per certamente giustificare una presa di posizione, ma non ci sono scritture che giustificano il comportamento vergognoso che stanno facendo alcuni personaggi fra lettere e video collage di roba che poi alla fine diventa spazzatura, perché presa in questo modo per screditare uomini e donne di Dio è qualcosa che non si fa. Quindi attenzione quando si citano le scritture. Sì, Roberto dice sono io, certo, anche a me fa piacere, grande Roberto Speruzzo. Che bei momenti che abbiamo avuto insieme, bei momenti, che bei momenti. Dio ti benedica, te e la tua famiglia. Ho detto bene, Benevento, giusto? Fa il pastore a Benevento, se ricordo bene. Dio ti benedica, chiunque si trovi a Benevento, andate a trovare il pastore Roberto Sferuzzo, un Dio straordinario. Allora, questo era solo il punto. Quindi attenzione quando usiamo la parola di Dio, no? Perché a volte sì, la Bibbia dice che dobbiamo riprendere, dobbiamo ammonire ed evitare le persone settarie. Se intanto le devi evitare, non dice che devi farci un video collage, e se le devi evitare vuol dire che tu prima le frequentavi, avevano qualcosa a che fare con te. Quindi se questi personaggi non hanno a che fare con te, e parlo te, chiunque di noi, non siamo tenuti, non abbiamo neanche l'autorità di andarli a riprendere. Attenzione, ma, e qua finisco, se pretendi tu che magari vuoi riprendere il mondo, eccetera, se tu pretendi di poter avere l'unzione dei profeti antichi del Nuovo Testamento, l'unzione alla Geremia, di poter sgridare e ammonire le persone, ci sono i ministeri, evidentemente, unzioni importanti a livello nazionale, quindi persone che a livello profetico, se vogliamo, forse probabilmente possono essere nelle condizioni di sgridare, ammonire, riprendere un pochettino certe situazioni. Allora, una cosa che io consiglio, che se tu che mi ascolti vuoi condannare i ministri come facevano i profeti del Vecchio Testamento, almeno accertati, Piero, intanto di avere la stessa unzione dei ministri dell'Antico Testamento, e poi soprattutto di avere un'unzione anche se non pari, se almeno pari, se non superiore a quella dei ministri che tu vuoi invece infangare, vuoi demolire. Per cui le persone intorno a noi, ecco, si parla anche di predicatori famosi esteri, possono essere discutibili in molti modi di fare, però stanno portando tanto frutto nell'Evangelo, e non parlo solo di folle, parlo di frutto nella vita della gente. Quindi per chi volesse condannare questa gente sarebbe auspicabile almeno un po' di unzione nella propria vita, e soprattutto fare in modo che questa unzione non provenga semplicemente da internet, perché insomma queste sono persone che basta che stacchi ADSL e gli finisce il ministero. Quindi noi stiamo parlando di ministri che stanno dimostrando nella nazione la presenza di Dio, quindi la stessa cosa dovrebbero fare anche coloro che fanno video. Quindi lasciate i video e dimostrate la vostra unzione, dimostrate la chiamata di Dio con segni e prodigi nelle vostre mani e con persone che vi seguono, perché poi fra l'altro credo che una persona sia un ministro anche quando comunque qualcuno li segue in qualche modo, quindi questo anche è importante. Va bene? Vincenzo scrive: Pastor Luca, credo che alcuni non sanno di che spirito sono, un abbraccio, è vero, questo purtroppo è la verità. Va bene, ho voluto fare questo video, poi lo metterò anche su YouTube, semplicemente per insegnare anche su questa scrittura. Vi invito, amati da Dio, ancora a pregare per tutti noi, per tutti i ministeri in questa nazione. È un momento strategico, un momento importante. Satana sta scagliando le sue armi contro i ministri in questa nazione.
prima abbiamo avuto una chiacchierata in diretta con l'Apostolo Enzo Incontro, mio caro amico. Purtroppo il video non riusciamo a metterlo online, Facebook non ce lo fa condividere, perché poi dopo ho provato a farlo io invitando Enzo, ma non ci siamo riusciti, quindi poi lo ha fatto Enzo invitando me e siamo riusciti ad avere la diretta, però per qualche problema. Non credo sia stato cancellato perché ce l'abbiamo sul nostro Messenger, però non riusciamo a farlo vedere. Vediamo un po', speriamo di riuscirci. Intanto, Aurora, grazie, ciao Aurora. Roberto Sferuzzo scrive: un giorno ho fatto la lista dei buoni e dei cattivi da un famoso ammonitore, fra parentesi. Sai qual è stato il risultato? Che nella lista dei buoni c'era solo lui. Beh, è vero, è vero. In questa equazione c'è qualcosa che non va. Sono personaggi, scrive il pastore Roberto, che non siano, non sanno, non, non sanno, non lavorano per il regno, perciò remano contro a chi lavora per il regno. Sono leoni da tastiera, cosa diversa da chi ogni giorno paga il prezzo per servire il regno di Dio. Un abbraccio, pastore amico, ti benedica grandemente. Grazie Roberto, con questa tua affermazione talmente evidente, io voglio chiudere questa trasmissione. L'ho fatta apposta per voi, non l'ho fatta per parlare a questi personaggi che evidentemente lasciano il tempo che trovano, ma per parlare ai puri di cuore, ai semplici, affinché non siano disturbati, non vadano a leggere, a sentire quella roba e poi dire: oddio, ma allora forse è vero? No, non prende, è tutta spazzatura. Incorniciata bene, con bei titoli, ma sempre di spazzatura si tratta. Quindi seguite invece la parola di Dio, e quando sentite che qualcuno di questi personaggi cita la scrittura, voi fermatevi un attimo e guardate la stessa scrittura, magari da un'angolazione diversa, forse dalla vostra angolazione, che sicuramente è un'angolazione più profumata della loro. Dio vi benedica.